Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. E ti pare una cosa facile? E cambiamo il piano regolatore. E cosa? E boh, cambiamo il piano regolatore. Non c'è bisogno. La città vai là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70.000, eppure di più. Tutto dipende da noi. Il 5.000% di profitto. Tutta la città ne parla. Era la morsa dei debiti, migliaia in procedimenti esecutivi. Il vescovo chiede interventi urgenti per salvare la città dal tracollo. Il servizio di Angelo Di Natale. Famiglie e imprese, soprattutto quelle piccole e piccolissime, hanno raggiunto un livello di indebitamento insostenibile, da tracollo sociale, anche in una realtà come quella ibrea che spesso ha fatto registrare performance migliori di spesa. Come se fosse un bicchiere d'acqua messo in un contenitore di 50 litri. C'è una dispersione enorme di queste cose. Tra le cause del rischio idrogeologico spiccano urbanizzazione selvaggia, abusivismo edilizio e cementificazione senza controllo. Che hanno identificato cartelle di pagamento da 212 milioni di euro fra tributi dovuti all'erario, 71 milioni, e contributi all'INPS. Cioè, e sono migliaia i procedimenti esecutivi che hanno comportato o minacciano di farlo la vendita all'asta di case, terreni, fabbricati e rurali. Questo è il fronte dei mutui che si registra un vero e proprio tracollo. Gli italiani quindi non investono più sulla casa, non comprano e dal titolo Come costruirsi una casa abusiva nello spazio di un weekend. Su 20 che ne ho costruiti, già ci ho guadagnato un mare di soldi. La crisi, la stangata IMU, il lavoro che non c'è più, i soldi che quando ci sono non bastano ad arrivare a fine mese. In una situazione così non c'è spazio per costruire il futuro, non c'è posto per quel sogno che da sempre è stato il sogno degli italiani, la casa. Stamattina una posizione diametralmente opposta fra amministrazione regionale e amministrazione comunale. Hanno bisogno di essere amministrate veramente bene. Oggi sono finiti i tempi delle banche grasse, quindi o c'è davvero una capacità amministrativa o le città vanno a fondo, perché le città sono delle aziende, devono essere ben amministrate e ci devono essere buoni lavoratori, intendo dire, dei cittadini, ma ci devono essere anche ottimi quadri dirigenti, se no non funziona. Noi non possiamo sceglierci il nostro luogo di nascita, pensai. Tuttavia da questo luogo di nascita possiamo andarcene se esso rappresenta per noi una minaccia di oppressione. Anche se andar via e scappare dal luogo in cui siamo nati ci toglie la vita se non riusciamo a cogliere il momento giusto per andar via Palermo, e scappare. Nel reparto di neuroreanimazione dove ha ricoverato appunto il ragazzo che ieri avrebbe tentato di farla finita lanciandosi dalla finestra della sua aula. Ebbene... E quelli sono stati svenduti a prezzi di 3.000-4.000 euro a dei costruttori che ora aspettano nel momento giusto di buttare tutto a terra e poi fare dei palazzoni con il consenso delle autorità. In realtà sta succedendo che i grandi costruttori ragusani stanno comprando interi quartieri. Uno degli stati d'animo che ha colto tanti di noi è rabbia, e anche senso di vergogna. 150.000 compravendite in meno rispetto al 2011, il peggiore risultato dal 2011. Poi la vicina, qualche altro, significa che c'è una situazione carente in una determinata zona. Allora bisogna immediatamente che ci vadano dei tecnici per andare a vedere. Ciò che hanno distrutto una nazione, è impossibile che si venga. La banca non tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Si chiama Marco Mancini. Il mercato del mattone.
cartone è sempre più in crisi in Italia, comunica l'Istat. Continuiamo nella direzione del saccheggiare il territorio. Allora, io credo era stato preannunciato dal ministro dell'ambiente. Per non togliersi la vita ci vuole davvero una gran forza di volontà. Ma la metà di tutti quelli che vivono qui prima o poi in realtà la vita se la tolgono. Non vanno in rovina per conto loro, come si suol dire. Questi non hanno altro che il cattolicesimo. Non bisogna mica dare la colpa a qualcuno.